Filippa, a te. Il film esce giovedì prossimo, Tutto il mio folle amore, e stasera sono con noi sia il regista che il protagonista, Gabriele Salvatores e Giulio Pranno. Che serata! Prego, accomodatevi. No, tra l'altro voglio dirvi che questa esecuzione di Vincent di Danne Kline, cantata da Claudio Santamaria, che è il protagonista maschile insieme a Diego Battantuono e a Giulio del film, e canta divinamente. Canta bene, mamma doveva mia, fare il cantante. Ma infatti ho detto, ma che bella versione che c'era di Vincent, non l'ho mai sentita. La conoscevo. Invece era originale. Sai che ce n'è una di Little Tony, non lo potevi sapere. No. E vedi, Vecchioni l'ha fatta, ma Little no, Vincent, Tony non me lo sarei aspettato. Ma in italiano? In italiano. Ma pensa, lo sapevo, sì, Vecchioni sì. Bene. Allora, come ha detto Filippa, giovedì prossimo uscirà Tutto il mio folle amore. È un film delicatissimo, molto, una grande storia d'amore, proprio di un amore incondizionato, quello che lega un padre al proprio figlio, e quello che lega un figlio al proprio padre, perché è questa ricerca di paternità da parte di tutti e due. Giulio è un portento, è di una bravura, io non so Gabriele, pazzesca. Lui è un po' strano per i fatti suoi, cioè, quindi, no, ma, sì, è incredibile perché non aveva mai fatto niente prima, ma ho capito che andava bene, quando dai provino dicendogli stop, lui non si fermava, gli ho detto stop, non si fermava, al terzo stop dice senti io non riesco a fermarmi quando me lo dici tu, ecco, allora qua ho capito che andava bene. E l'ho convinto. Tra l'altro tu eri stato bocciato all'esame del centro sperimentale di Roma, per dire. Vedi, bocciatissimo. Bocciatissimo. Sì, e tu non ti hai detto fa niente? Anzi, sai... cioè, anzi? No, non per il centro sperimentale, per carità, ma sicuramente avrebbe... voleva dire che aveva dentro una rabbia, una voglia di rivincita e anche un senso di esclusione che andavano benissimo. Senti... primo film, Gabriele Salvatores, Valeria Golino, Claudio Santamaria, Diego Battantuono. È andata malissimo, non potevo partire peggio. Non male. Io vorrei, per il consueto affetto, prima di cominciare a parlare del film, dedicare le immagini della carriera di Gabriele Salvatores, perché quando parliamo del cinema di Gabriele Salvatores siamo tutti più sereni e più contenti, a Gabriele Salvatores. Così Giulio capisce dov'è finito, si rende conto. Ancora non me ne sono niente. The Oscar goes to Italy for Mediterraneo, Gabriele Salvatores. Questa volta invece Tutto il mio folle amore, dicevo, con una strepitosa, un cast strepitoso, insomma, Diego Battantuono bravissimo, Claudio Santamaria davvero un'interpretazione meravigliosa, e Valeria Golino, come sempre Valeria Golino, che dice lavorare con Gabriele è una passeggiata, è una vacanza. Mm. Siamo amici da tanto tempo, quindi questo però non sempre è un certo. Vantaggio, quindi... Questo film nasce da una storia vera che era raccontata in questo libro qua, Se ti abbraccio non aver paura, che è diventato un bestseller di Fulvio Hervas e che raccontava appunto la storia vera, quella di Andrea e Franco Antonello. È un film non sull'autismo in realtà, ma come dici tu, un film... È un film sulla diversità, sulla sostanzialmente, diversità. Sulla...
possibilità di amare anche chi è molto diverso da noi, anche chi magari non riusciamo a capire subito. Certo, non bisogna avere paura di chi è diverso da noi per poterlo amare, però si può. Nel film Giulio è Vincent. Vincent ha avuto un padre che in realtà non ha mai conosciuto, quindi vive con la mamma Valeria Golino, che si è risposata con Diego Abbatantuono, quando a un certo punto nella vita fa irruzione il padre naturale, dopo 16 anni che insomma, mai si era palesato, insomma, quindi in cui mai si era palesato, quindi per 16 anni l'assenza assoluta di questo padre, con questo figlio autistico. Questo figlio autistico, quindi capace di relazionarsi in modo diverso da tutti gli altri, capace di grandissimi sentimenti, di slanci emotivi, diciamo, fuori controllo persino, esatto. No? Sì. Ma adorabili. Tra l'altro una signora ti ha detto al una cinema... Una cosa bellissima, alla fine della proiezione a Venezia, dove per la verità non ho mai avuto un applauso così lungo. Io ringrazio i veneziani, a proposito lo faccio ufficialmente. Ma alla fine della proiezione questa signora si avvicina e dice la ringrazio, volevo ringraziarla a nome di tutti noi, c'è molto utile. Dico ma a nome di chi? Dice no, perché mio figlio è autistico. E dico beh allora però nella sua vita avrà avuto problemi e vivrà una vita sicuramente più difficile, più dolorosa di quella che si vede nel film. E lei mi ha detto una cosa che da regista mi ha fatto molto pensare, infatti ci sto ancora pensando, infatti no, mi ha detto se lei l'avesse fatto doloroso e difficile non sarebbe servito come questo. In realtà dietro c'è un ragionamento importante, però adesso non ci dilunghiamo, ma insomma sostanzialmente se parli di una cosa difficile in maniera scostante probabilmente il pubblico lo rifiuta, mentre invece se ne parli in maniera empatica, cioè con affetto e dando magari una possibilità di buon sviluppo, allora il pubblico forse è più facile. E persino con una leggerezza, insomma, che aiuta a relazionarsi con un problema enorme e a renderlo relativo. Esatto, che poi non è poi sempre quella la storia, non è l'unica cosa. Senti, Giulio, la tua interpretazione ha sorpreso anche gli altri lavori. E alla mostra del cinema ti hanno paragonato a DiCaprio. No, nessuna donna come DiCaprio, nessuna fa. Vabbè, subito lì vai tu. Subito. Beh, è la parte più interessante. Ho capito, però. No, sto scherzando. Non so se sono stato all'altezza dell'interpretazione di DiCaprio in Buon compleanno Mr. Grape, però... Beh, ma anche se sei solo vicino, insomma... Beh, sì, non va male. Tu hai conosciuto Andrea, il ragazzino protagonista della storia vera, reale? Sì. E che cosa ne hai tratto? Beh, Andrea è una persona molto speciale, cioè al di là del suo autismo. Quello che dicevo anche un po' di tempo fa è che anche se fosse stato normale, diciamo, senza questo problema, sarebbe stato comunque una persona speciale. E lui mi ha lasciato moltissimo, io mi ci sono trovato veramente bene, in contatto. Più di una volta ho sentito che io e lui riuscivamo a comunicare, quindi questo modo di comunicare penso di averlo trasmesso poi con il mio personaggio, con Vincent. Eccovi qua. Eccoli qua bella insieme. Questa. Tra l'altro Andrea è bellissimo, sembra un cantante rock. Adesso è fare un duo. Sì, i capelli ci sono su tutti e due lunghi. La storia appunto mi hanno chiesto di far rivedere il libro, sì, certo, con molto piacere. Se ti abbraccio non avere paura, Marco Simarcos è l'editore e Fulvio Ervas è l'autore. Certo. Allora, Giulio interpreta Vincent, come dicevo, questo ragazzo affetto da autismo che vive chiuso nel suo mondo. In questo mondo manca da sempre, da 16 anni, manca Willy, questo... cantante spiantato, bravissimo Claudio a fornire un'interpretazione perfetta, insomma, che non è mai eccessiva, definito il modugno della Dalmazia, perché per lui per tirare a campare, insomma, fa serate in qualche modo imitando Domenico Modugno in locali al limite, insomma, del triste, matrimoni, dello squallido, a volte. Insomma, no? Insomma, come capita spesso a chi fa il nostro mestiere, insomma, di avere a che fare con quei luoghi. Una sera irrompe in questa famiglia, porta con sé, anzi, in realtà è Vincent che va con lui senza... Si nasconde. Si nasconde nella macchina e va con il padre naturale, incomincia un on the road che appunto consente a Vincent di seguire
e di conoscere il padre, e a un certo punto ti viene fame. C'è una scena, secondo me, bellissima, come il cinema sa fare, perché poi sarà il vento a scompaginare i piani di tutti. E, sai, no? Forse... Vabbè, vedi come le vedi bene. Le vede bene. Però forse non è fame la mia, forse è proprio la voglia di rimanere con questo padre che già mi stava riportando indietro. E tante cose insieme, sì, certamente, hai ragione. Guardiamo questa scena. Allora, da tutto il mio folle amore al cinema da giovedì. Patate. Sì, vuoi solo patate? Patate. Allora, tantissime patate per il ragazzo e per te va bene, vanno bene i rasnici, sì. Grazie. Patate. Sì, patate, ho capito, i rasnici li mangio io. Che fai? Vincent. Vincent Massato, nato a Trieste il 13 luglio del 2003, da Elena Massato, adottato da signor Mario Topoli. Tu ti chiami Willy poi, e sei mio papa. E te l'ha detto la mamma? Mi rispondi, Vincent, te l'ha detto la mamma? Mi guardi, perché non mi guardi quando ti parlo? Vincent, guardami. Willy poi. Vincent, bravo. Con papà. Bravissimo. Ma insomma, in tempi così aggressivi come quelli che stiamo vivendo, insomma, questo film ci ricorda, se ce ne fosse bisogno, che alla fine si diventa padre, figli, fratelli, soltanto amando incondizionatamente gli altri, no? Certo, e non è questione di... senza correre il rischio di essere buonisti, come dire. No, ma corriamolo qualcuno. Finalmente. Ma l'amore, porca miseria. Così come ci sono alcune cose che non si possono non dire. Cioè, è vero, per fare il genitore, probabilmente una delle cose che ti sono necessarie è un amore incondizionato rispetto ai figli, perché... non è sempre un viaggio facile. No, certo. E io credo che proprio in tempi come questi, come giustamente tu sottolineavi, invece il ritrovare tra di noi, tra le persone, tra quelli che incontri, il fatto di riconoscersi come tutti i passeggeri di una stessa barca che sta facendo lo stesso viaggio e dandoci una mano, puoi avere delle idee diverse dalle mie, voglio capirle però, non insultarti prima ancora di sapere che cosa pensi. Io amo il mio prossimo. Grazie Gabriele, grazie tantissime per essere stati con noi, grazie Giulio Pranno, grazie Gabriele Salvatores. Di questo film parleremo ancora, io spero. Abbiamo invitato Diego, Claudio, Valeria nelle prossime puntate. È un film bellissimo, da giovedì al cinema, non perdetelo, il grande cinema di Gabriele Salvatores. Grazie Gabriele, molto grazie. Piacere davvero. Grazie. Padinchini.